Chi non ha votato? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 34 favorevoli, 336 contrari. La Camera respinge. 2,35 Costantino ed altri. Pareri contrari. Costantino chiede di parlare, prego. Grazie signor Presidente. Questo emendamento fa parte di una serie di emendamenti che hanno come obiettivo la piena applicazione della Convenzione di Istanbul. In merito a questo punto, è bene che anche in Aula venga stigmatizzato l'atteggiamento di questo governo. Nel testo originale della riforma, tra i numerosi obiettivi e principi, non vi era traccia dell'introduzione all'educazione all'affettività. È stato poi in corso d'opera presentato un emendamento in commissione dell'onorevole Martelli che cerca di riparare in qualche modo questo danno che è stato fatto all'interno della riforma, ma è un emendamento assolutamente insufficiente che non permette nella maniera più assoluta l'applicazione dell'articolo 14 della Convenzione di Istanbul, in cui viene detto in maniera chiara che venga inserito all'interno di ogni Stato che ratifica una forma di introduzione all'affettività nell'ordinamento scolastico. Noi siamo, insieme alla Grecia, gli unici paesi a non averlo, a non averlo fatto, a non averlo sancito nell'ordinamento scolastico. Allora io vorrei ricordare alla ministra Giannini che quasi più di un anno fa, quando venne in commissione a illustrare le linee programmatiche del suo ministero, davanti a una mia sollecitazione chiara in cui chiedevo se intendesse introdurre l'educazione all'affettività nelle scuole, la sua risposta fu netta e chiara. Disse che ce n'era bisogno, che era fondamentale, che bisognava fare in modo che fosse strutturale e organico e aggiunse addirittura una cosa che non mi aspettavo, dicendo che c'erano anche le coperture finanziarie per poterlo fare. Noi oggi ci ritroviamo davanti al primo momento, alla prima occasione in cui poter fare in modo di dare piena applicazione a quella convenzione di Istanbul e non si sta facendo. Allora, qua le questioni sono due. O appunto agli annunci non si dà mai reale, non si dà mai realmente seguito, oppure siamo in presenza, come al solito, diciamo, di bugie da parte di questo governo. Questo significa che si continua ad andare in un verso completamente opposto. Grazie, la collega Spadoni. Grazie Presidente. Per dichiarare il voto favorevole dell'emendamento 2.35 della collega Costantino, esattamente come è stato dichiarato anche precedentemente, questo emendamento assieme al nostro emendamento a prima firma Chimienti, il 2.168, cerca di implementare quello che appunto rientra nella Convenzione di Istanbul all'articolo 14 e che chiaramente dice appunto che bisogna integrare con programmi di educazione alla parità di genere. Questo è assolutamente fondamentale. Ricordo che la Convenzione di Istanbul è stato il primo atto firmato e ratificato da questa legislatura, quindi chiediamo veramente l'appoggio dell'Aula sia a questo emendamento a prima firma Costantino sia all'emendamento del Movimento 5 Stelle 2.168 a prima firma Chimienti. Grazie. La ringrazio, non mi pare che ci siano altri interventi. Ah, prego. Grazie Presidente. Volevo spiegare il voto contrario a questo ed altri emendamenti che affrontano il medesimo tema. Perché noi votiamo contrario? Perché nel comma 11 di questo articolo 2 si affronta